Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e qui è Francesca. Benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse. Faremo nuovi scontri insieme, per cui ragazzi mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace e ricordate di seguirmi su Facebook e Instagram, link in descrizione. Nel video precedente che vi lascerò in descrizione, raga, purtroppo con Francesca ho perso. Mi ha completamente distrutto. Ecco che si vanta. Calma, non ricominciare. Quindi raga, questa volta sceglierò personaggi un bel po' più potenti. Ok, guarda, cioè ci stanno 40-50 personaggi. Lo voleva lei questo, vabbè, allora sceglilo. Quindi io mi vado a scegliere Super Buu, la sua nemesi per eccellenza appunto della saga di Majin Buu. Quindi vai, allora, vediamo un po', aspetta. Scegli quello cattivo, vai. No, scegli quello cattivo. Voglio una sfida più difficile, vedrai. Quindi eccoci qui, ci sfideremo di nuovo finalmente, raga. Questi video di solito con Francesca mi piacciono un botto. Ma questo scontro è già stato fatto. Sì, è possibile. Raga, è possibile che già li ho fatti, ma sono passati mesi, quindi io non posso ricordarmi tutte queste cose. Però ogni volta è sempre un'emozione nuova, mettiamola così. Quindi ci divertiamo un botto e questo tanto ci basta. Cioè, io quando Francesca fa questi suoni, no? Non c'è chi ti sta zitto così, cioè, di ascoltare queste cose. Quando forse in un futuro lontano verrà messa la fesca. Sì, infatti, raga, perché al momento dobbiamo essere entrambi d'accordo, perché in tanti so che ci chiedete di mettere la fesca. Però per il momento non ci sentiamo ancora pronti, ma no per le cose che... Cioè, qualcuno si è inventato cazzate del tipo, ma non la mettete perché Francesca è brutta. Non veramente? La mettete perché... Sì, qualcuno l'ha detto, però raga, ma che cazzo... Cioè, io vi dico una cosa, io ho 22 anni. E se qualcuno mi lascia un commento dicendo Francesca è brutta, raga, non è che ci rimango male più di tanto, perché deve piacere a me la mia ragazza, ve lo dico in sincerità. Cioè, vabbè, infatti lo dico per magari più scettici, quindi, cioè, non è che mi faccio tanti problemi da questo punto di vista, anzi. Quindi vabbè, però tralasciando questi discorsi, ancora con il ghost il super ghost Kamikaze Attack, io nel frattempo faccio sempre questa mossa con Francesca e lei comincia ad avere problemi mentali se faccio queste cose. Aia. Sì, soprattutto perché quando siamo senza fare niente mi inizia a fare super ghost Kamikaze Attack. Sì, infatti, tutte queste cose così. Quindi io adesso ti spammerò di continuo sempre sta mossa. No, ragazzi. Ricordiamoci che questo è lo scontro, o meglio, questo è l'episodio, proprio questo video, è quello della mia rivincita, quello in cui dovrò vincere. Ma come si imbroglia? Vabbè, non è imbrogliare, più che altro è magari scorretto perché usi sempre le stesse mosse, ma più di questo no. Bombardiere del male. Aspetta, ma sto morendo! Ma guarda, è scomparso Super Buu! Via! No, porca miseria, sì, mi ha preso. No! Allora, via da qua, subito, via da qui. Che cavolo stai a fare? Pioggia del male. Che cazzo è? Se si muove, però forse. Allora, io ce la posso fare. Lampo del male, colpisci. No! Allora, vai così, pioggia d'assalto. Entrambi? Vediamo chi è più potente. Vediamo chi è più potente. Te li prendi i colpi? No, allora raga, io fuggo, fuggerò di continuo, raga, perché se mi becca una sola volta potrei morire. Via, guarda i fantasmini, fuggi, ecco qua, colpisci. No, diceva a te colpisci, diceva al mio bambù, continua a colpire, via, no, fuggi, perché non mi fai i teletrasporti? Vai adesso, pioggia d'assalto, raga, e qua ho vinto. Voglio vedere i colpi che lo attraversano, sì! Hai fatto tre volte la stessa mossa! Non vale! Infraccione! Ehi, non distruggere tutto! Quindi, ragazzi... Non ti dai commenti, Joseph Imbroglio! Non è vero! Sì! Adesso iniziano tutti a dire Joseph Imbroglio nei commenti, no? Imbroglio. Non è assolutamente vero, vai, raga, passiamo al prossimo scontro. Ok, ragazzi, siamo alla selezione del personaggio... Eccolo, fa lei l'intro per me, bene così. Quindi questa volta vorrei scegliere, non lo so, Trunks GT, potrebbe essere figo, dai. Trunks GT. No, calma, no, mamma mia, raga, non so come diavolo fare a volte. Cioè, direi che Trunks è un personaggio che mi è sempre piaciuto, effettivamente. Goku con la coda GT. Goku con la coda GT, quindi è una nuova versione. Voglio la coda, quindi. Ok, vabbè, allora scegli il secondo che è più forte, mi pare. Si trasforma in Super Saiyan di terzo livello. Sì, quindi, sì, mi pare di sì. Non hai voluto vedere perché premi tasti randomici. Però va benissimo così, raga. Però quindi, non è brutto. Ben due personaggi. Perché è brutto? Non ma non chi so, Goku? Sì. Vabbè, grande più che grazie al cazzo, eh. Vabbè, però, sai. In Dragon Ball GT purtroppo è tornato piccino. Sì, per il fatto che è quello che voleva le sfere. Sì, infatti, voleva radunare le sfere. Per sbaglio esaurisce questo desiderio, Sharon. No, ma quando vedete,
non è vero proprio questo. Più che altro le cose di viaggiare nel tempo sono state introdotte proprio qua in Dragon Ball Xenoverse. Però nella storia vera e propria, a parte le storiucce di Trunks, quello lì del futuro, non è che ci siano. Infatti, sì. Quelle cosucce là in pratica. Mamma mia, che combo! Joseph Gamer! Mi sono distratta! Vabbè, allora dovrò parlare un po' più spesso. Livello, con i capelli lunghi. Ok, no, no, ma va benissimo, figurati. Porca miseria, ti riprendi? Trunks, io vorrei parlarti seriamente. Ti puoi riprendere, vai con l'affondo vincente. Trunks, Trunks, che cosa stai a fare? Trunks, colpisci. Sì, ti ha preso. Bene così. Però, ragazzi. Esplosivo, sta scritto là. Ma para ballerino. Guarda, Trunks, che stiamo facendo? Cosa stanno facendo? Perché? Ancora, vai. Guardali, ma perché queste cose? Non è possibile, guardali! Ma perché? No, raga, è assurdo! Perché questo balletto improvvisato? Vabbè, una cosa che succede in Dragon Ball GT, in pratica sono i fratelli Parapara, no, raga! Cioè, è stato assurdo! Io non me la ricordavo queste cose, proprio perché, ragazzi, purtroppo, anche magari nei video che faccio con voi, scelgo quasi sempre gli stessi personaggi, e soprattutto scelgo quasi sempre il mio personaggio. Quindi tante mosse magari me le dimentico che esistono e cose così. Io nel frattempo vorrei farti un'ultima mossa. Ma certo che stai morendo, raga! Ma perché mi dai a parlare? Mi dai a parlare? No, no, vai, picchiami un po', va! Giusto così per farmi ricaricare un pochettino l'aura. Attenzione, no, stavo scherzando. Ok, prendila. Via, mamma mia, raga, nell'ultimo momento. Trunks, riprenditi adesso e fai con una bella. No, stavo per farla io. Spostati, allora, raga, qua ci vuole strategia. Super Saiyan. E poi andiamo di affondo vincente. Ecco qui, beccato. Quindi, ragazzi, ma come, ma guarda imbroglione. Picchi bambini, no, ma adesso non è vero. Allora, partiamo dal presupposto che Goku è adulto. Ha solo l'aspetto di bambino. Ecco. Piccolo, che no, no, non è, non è piccolo. Ti sto dicendo che non è piccolo. Che adesso scegliamo due personaggi stupidi. Perché stupidi? Tipo io che volevo scegliere qualcuno di forte. Vabbè, allora vai. Io scelgo Mister Satan e tu Videl. Padre e figlio. Ok. Ci stai? Ok. No, aspetta. Invece no. Facciamo una cosa ancora più figa. Torna indietro. Non puoi prendere il fidanzato. No, e invece questo proprio volevo fare. Non vale. Ma ascolta, così, guarda, Great Saiyaman 1 e tu ti scegli Great Saiyaman 2. Potrebbe essere davvero una bella idea. Pure diventa sì, sì, queste cose tu non le sai. Ce le ha le trasformazioni. Vai avanti, ci sono gli cos'è altri. Questo? Sì, ma lascia perdere con Broly. Ecco, guarda, Great Saiyaman 2. Quindi sceglilo e andiamo. Ed eccoli lì, guardali. Due fidanzatini come noi. Quindi adesso ci vivremo proprio l'esperienza di però, gioco. Sì, però si trasforma in Super Saiyan. No, guarda, ragazzi, l'accetto come sfida. Non mi trasformerò in Super Saiyan. Anzi, ti picchierò solo con le combo. Ci stai? Dimmi se ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Dimmi se ci stai. 20.000 puntate soltanto per farlo imparare a volare a questa. Ecco, ma vabbè. Vedete, ragazzi, Francesca qualcosina se lo ricorda perché penso guardavi, che ne so, puntate randomiche, esatto. Quando stava alle medie. Ecco, quindi un bel alle medie, vabbè, Dragon Ball va avanti da quando avevo un anno. Però c'era una cosa che finiva più di pure. Vabbè, ah, ecco, quindi facevi una scorpacciata di belle serie, quindi. Ah, ecco. Come vedete, raga, la sto picchiando senza fare mosse. Che cos'è quell'esplosione di energia consecutiva? Però tu le fai, eh! Ok, ok, ci stai provando a fare queste mosse. Aspetta. No, cos'è? Se non è il panico, cos'è? Cos'è? Non lo so. Perché è un momento di riflessione, vuoi mettere in pausa? Ti vuoi riprendere un attimo? Cos'è? Ho visto in difficoltà. Questa puntata. Cos'è? Posso chiamarla puntata? Sì, sì, è un episodio di. Sì. Imbrogliando, sto imbrogliando. Io ti ho detto, anche per avvantaggiarti, no? Ho detto non userò attacchi che sfruttano l'aura e lei mi dice che sto imbrogliando. Sì, però ma questo, a quando, questo ancora. Ancora, stagando, ancora. Cioè. Ho capito, vabbè, allora mi è scocciata la grande. Va, attacchi d'aura. Mi è scocciata la grande. Cos'è? Ma che è la mossa suprema questa? Veramente. Ma sul serio? No, ma raga, no, non andiamo d'accordo. Allora, entrate in azione, che è sta cosa? Continua così, devi picchiarlo, ma se non sbagliavo, tipo, si picchia. Oh, basta! Oh, ehi, è vero che le prime due l'ho vinte io, ma ora ti becchi una bella raffica di energia massima. Oh yeah, via da qua però, bro. Allora, attenzione, spostati. Spostati, ti stai arrabbiando, perché? Perché stai perdendo? Ho vinto! Ho vinto! Uno scontro su tre hai vinto, quindi. Stavo dicendo, stasera niente, fatta di me.
fritte. No, stasera patatine fritte come? Quindi ragazzi, noi vi salutiamo. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace. Seguitemi su Facebook e Instagram, link in descrizione. Quindi ragazzi, alla prossima. Ciao.